Adesso torno a casa, solo che mi hanno bloccato la strada. Salve, c'è il birillo lì. Perché you need to pay parking. Ah, devo pagare, certo, pagarle il parcheggio? Certo. Ah, ma io non lo sapevo che si pagasse il parcheggio. Sì, qui è perché. Ma you have license e ce l'hai l'autorizzazione per star qua? No, because I work here, I work here. Vabbè, dai, quant'è, quanto costa? Vabbè, okay. Grazie. Grazie mille. Ciao, grazie. Basta questa. Cioè, mamma mia. Tom Kid, vai a casa che adesso fa caldo per te. Andiamo a farvi vedere un altro bellissimo posto. Ci muoviamo con lo scooter così siamo più rapidi. Lui si è accomodato. Tom Kid, andiamo dopo. Stasera, adesso fa caldo per te. Stasera andiamo, te l'ho promesso già, dai. Siamo un po' dispiaciuti per Tom Kid. I'm sorry a little bit. Perché in questi posti non si può, non può venire. Noi abbiamo bisogno di mangiare qualcosa, un'oretta, e poi ovviamente torniamo e stasera andremo al parco con questo. Ok, siamo appena arrivati, è proprio vicinissimo casa. Ok, qui le chiavi, ragazzi, si possono lasciare ancora al quadro. Allora, questo è praticamente un resort, si chiama Tara Villa e ovviamente è dotato anche di ristorante. Questi locali sembrano sempre vuoti, sono fantastici, ma mi domando come caspita fanno a fatturare. Ah, ok. Che bello però. Bello tu. Che spettacolo. Quasi quasi, ragazzi, mi faccio un bel volo col drone, perché questo spettacolo bisogna vederlo dall'alto. E vabbè, no. Ah, bellissima sta piscina. Quella là la vendono? Sì, Roma. Che lusso. Ah, qui vicino alla finestra, tu. Ok, vai. Il locale è veramente spettacolare. Il livello del locale qui a Kanchanaburi è veramente altissimo. Ragazzi, il cibo è opera d'arte in questo posto. Fanno pure, guardate, la carbonara, 5 euro. Pure guardate, questo filetto di pesce costa 350 baht, 8 euro e 30 tipo. Cioè, per dirvi, no? Una bistecca qui di pollo, un pollo alla griglia, costa 6 euro. Cioè, in un locale del genere, cioè, è nulla. Oppure una bistecca di maiale, 7 euro. Guardate qui quanta roba. Questo che è marshmallow tipo grigliato sulla cannella, che roba è. Guardate, fanno anche questo dolce a forma di ferrovia della morte, visto che appunto siamo a Kanchanaburi. Il tuo piatto sembra molto buono, tu, sì, mi piace. Piatto grande, vada. Grande, sì. Bellissimo però. Vediamo se anche il sapore è buono. Questi invece sono dei roll di spinaci e mozzarella. Bello pure sto pesce, ragazzi. Sono veramente soddisfatto di questo posto. Tu quanto abbiamo pagato? 900 in italiano? 950 baht. Hai arrotondato, 927 baht, che sono 26 euro. Sì. Quindi 13 euro a persona in questo contesto, ragazzi, ma direi che è fantastico. Al prossimo video. Ciao.